Buongiorno amici, finalmente si torna a fare una bella escursione con l'amico Daniele. Oggi giro delle tre cime, Focalone, Monte Acquaviva e Cima Murelle. Ah, almeno partiamo così, partiamo un po' freschi, sono le 6, guardate che bell'alba. Madonnina, aiutaci tu! Rifugio di Marco, la Valle dell'Orfento. Qualcuno nei video precedenti si chiedeva se avevo smesso di fare escursioni. Assolutamente no, è che ho aggiunto la bicicletta, ma le escursioni continueremo a farle sempre. Buongiorno. Buongiorno. Ma no, diventa tutto più serio. L'ombra è finita. Che bello, amici, devo dire che mi mancavano queste cose. È troppo tempo che non si faceva un'escursione come si deve. Diversi mesi. Sì, sì. Il numero di escursionisti comunque è salito notevolmente nell'ultimo anno. Fontanella. Buongiorno. Buongiorno. Dobbiamo salire, salire. La pendenza comincia a farsi sentire. Passiamo per il... Yes! Sempre bello rivedere il percorso fatto stamattina. Mi mancava proprio questo silenzio, sta pace. Sono curioso di rivedere il bivacco Fusco, anche perché lo hanno sostituito con quello nuovo. Queste sono le gobbe di Selva Romana che praticamente scendono giù fino a Penna Piedimonte. Ci hanno fatto imprecare molto un paio di anni fa. Soprattutto quest'ultimo tratto, sì, in mezzo, sì, ai pini mughi, nel quale praticamente è complicato trovare la traccia del sentiero. Risalire da Penna Piedimonte è assolutamente difficile. È impegnativo ma bello. Sì, sì. Questa è un'escursione che abbiamo fatto più volte. Il giro delle tre cime in particolare l'abbiamo fatto nel 2014. Ma comunque ogni escursione è un'avventura a sé. Per me questo è un giro classico da fare sulla Maiella. Perché alla fine in... L'ABC. L'ABC, bravo. In mezza giornata ti fai tre cime. Sì, sì. Duro, ma pieno di soddisfazioni. Per chi vuole vedere il giro delle tre cime che abbiamo fatto negli anni scorsi, basta che clicca nelle schede qui sopra. Dietro quella roccia c'è il bivacco Fusco. Ed ecco maestoso davanti a noi l'anfiteatro delle Murelle. Cosa ci aspetta, Daniele? Tutta questa salita. E lì su c'è Monte Acquaviva. Bon. Yes. Andiamo a vedere un attimo il bivacco Fusco. Ripeto, siamo molto curiosi di vederlo perché è stato sostituito da una struttura nuova.
forse l'unica cosa positiva del problema Covid è stata che le persone hanno cominciato a valorizzare i grandi spazi come questo. Eccolo qui. Eccolo. Uno dei miei bivacchi preferiti. Buongiorno. Gianluca mi sa che sì, pure Gianluca. Siamo a quota 2455 metri. C'è gente dentro? Vediamo un po', dai. Eccolo qui. Beh, abbastanza fresco. Ci provo la munnezza. Beh, lasciare così in queste condizioni è una vergogna, guarda. Ecco qua, il classico turista della domenica, Daniele. Una vergogna, signori. Dobbiamo andare lì. Ragazzi, volete la crema, se volete... Amo, che spettacolo, eh? Come si fa? Stupendo! Mi viene il vomito! Si sale, si sale! Cominciamo a utilizzare le stecche. Ragazzi, buongiorno, con grande dispiacere non sono potuto venire. Ciao Sergio, come va? Tutto bene, dai. Ci credo. Ecco i nostri amici, Fabio, Alberto, Sergio. Avete già conosciuto questi ragazzi in una bella escursione sul Monte Amaro e anche oggi stanno tornando dal Monte Amaro, la Taranta Perigna, 2 giorni con pernotto in una grotta canosa abbiamo alloggiato. Grandi, eccolo lì alla nostra destra il Monte Amaro, eccolo lì, e questo è il famoso paesaggio marziano. E anche il marziano. Il paesaggio marziano di Monte Acquaviva, veramente caratteristico. Potremmo fare anche un esperimento, mettere un filtro rosso alle riprese e trasformeremo questa zona in Marte. Lo facciamo? Vai. Ed eccoci arrivati al focalone, la prima delle 3 vette che vogliamo fare oggi. Abbiamo fatto una breve pausa e ora si prosegue direzione Monte Acquaviva.
guardate un po' dove stiamo mettendo i piedi. Monte Acquaviva è qui. Monte Acquaviva! Avanti. Oh mamma mia, dove stavo? Come fa a stare qua sotto? Ah, si rallenta? E se la mette, se la vita ti mette davanti ai bivi. Parte delle antenne del rifugio Pomiglio, siamo discesi di qua, siamo risaliti su, siamo arrivati al Monte Acquaviva e siamo arrivati qui a Cima Murelle. Adesso discenderemo da qui e torneremo all'auto. La via vostra? Cominciamo l'immane fatica della discesa. Guardate, dobbiamo arrivare lì giù. Guardate che spettacolo.
Stiamo scendendo da lì. Lì si vede il rifugio Fusco. Ora noi proseguiremo per questa vallata. Tra poco arriveremo a Fontanino e ci riposiamo 5 minuti. Guardate il pino mugo come si è impossessato qui di tutto il paesaggio. Quindi amici, volevo ribadire una cosa molto importante, magari qualcuno non l'ha capito, il mio non è un canale specifico che tratta soltanto la montagna. Il mio canale in effetti si chiama Francesco Iezzi, punto. Tratto vari argomenti, in particolare la montagna, ma adesso ho aggiunto anche dei viaggi in bici e quanto mi va inserisco anche qualcos'altro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie Madonnina che ci hai fatto tornare sani e salvi. Quando si fanno queste lunghe escursioni sicuramente la stanchezza si fa sentire, ma poi alla fine quando si arriva a destinazione è una soddisfazione. Assolutamente, sulla coda della bilancia prevale sempre la felicità. Daniele, adesso ci vuole una birra. Tu che dici? Una bella 04, Bar d'Ottavio, facciamo pure pubblicità. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ci vediamo alla prossima avventura. Bello, eh? L'Ottavio era chiuso. L'abbiamo ripiegato. Pazienza. Salute. Salute. Ciao, ciao, ciao.